Le previsioni della vigilia sono state rispettate e Gianfranco Basterebbe è stato riconfermato alla presidenza della SASI, la società che gestisce il servizio idrico e di depurazione in 87 comuni. Dopo la votazione tra due liste è stato eletto il nuovo CDA, Basterebbe presidente, i consiglieri Maira Roberti, giovane biologa di Lentella, e Corrado Varrati di Gamberale. Approvato anche il bilancio, chiuso in utile di 246.000 euro. Il presidente, proprio rispetto al bilancio, ha sottolineato che l'azienda ha riacquistato affidabilità e credibilità, ma guarda ora anche al futuro, con l'obiettivo di ridurre sempre di più gli attuali disagi e rendere il servizio completo ed efficiente. Da un lato una bella soddisfazione, dall'altro so i carichi che ci stanno ancora da risolvere. Continueremo a metterci lo stesso impegno del passato, senza guardare le posizioni finita questa elezione, tutti i comuni che gestiamo avranno le stesse attenzioni. Siamo certi di continuare un discorso che in questi 3 anni ha prodotto tante cose buone, ma anche tante altre rimangono da fare. Io ricordo ogni volta che per risolvere definitivamente i problemi dei comuni che gestiamo occorrerebbero 250 milioni di euro, cosa non facile da trovare. Comunque in questi ultimi 2 anni abbiamo attinto circa 60-70 milioni di nuovi investimenti, parte realizzati, parte in fase di definizione, in fase di ultimazione e parte da iniziare tra il 19 e il 20. Questi copriranno le criticità più urgenti per quanto riguarda la depurazione. Per l'acqua abbiamo un primo finanziamento di circa 6 milioni e mezzo, è un buon finanziamento, ma non riesce a farci risolvere totalmente le problematiche che abbiamo. Ci auguriamo che per quest'estate anche alcuni miglioramenti sulla rete idrica saranno attuati, effettuati e attuati, e comunque siamo ancora alla ricerca per trovare fondi per ultimare questa problematica, specialmente nelle zone interne, un po' di comuni del Basso Sangro, dove continua a starci questa problematica così importante, che è quella della mancanza di acqua per una buona parte della giornata.